Tanto sto qua. Ero al PC. Quindi tanto vale. Tanto vale essere qui, diciamo. Metto così e ci facciamo quattro chiacchiere, preferisco leggere di là che è più grande. Eh sì, a mezza non è ancora arrivato al richiamo. Beh, sì. Effettivamente è il caso, anche perché va bene che c'è il sabato sera, però, sai com'è, uno avrebbe anche fame. Poi io non so, dipende anche dalla zona, perché per esempio da noi li stanno dividendo in... Ciao Darkan, buonasera. Da noi li stanno suddividendo in fasce orarie, tipo dalle 8 alle 9 accettano un tot di prenotazioni, dalle 9 alle 10 accettano un tot di altre pizze. Almeno così stanno facendo da noi, almeno da me, poi non lo so. Guardalo, Darkan dispensa. Dispensa proprio questi tag come se non ci fosse un domani. Tagli pure. Sì. Tagga chiunque. Tagga, vai. Non c'è problema. Come va? Che si dice? Cosa mi raccontate? Come sta andando questo sabato di clausura? Tanto oramai. Non è che... S 6%. Non... Ah, sono... Adesso ho capito il tuo messaggio, scusami, ho ricollegato il mondo. Figurati, eh. Incrociamo le dita per Carol e per il fattorino della pizza che verrà appena... Salve signori di Twitch, come state? Tutto bene? Quello che succede al fattorino della pizza di Carol a noi non tange, diciamo, non tange minimamente. Scusami, Darkan, stai al 6%. A che ora mi avevi scritto quella cosa? Metto sulla faccia truce, devi, ovvio. Ovvio, ma è confermato? È lui? Veramente ci ha messo così tanto tempo? Ancora nulla. Allora, altro che faccia truce. Yes, Doc, tanto tempo fa, mamma mia. Ma spostare il computer vicino al router? No, eh. È troppo. Perché tu così lo sai, vero che ci impiegherai tutta la notte? Esatto. Aspettiamo giusto un altro poco, ci facciamo quattro chiacchiere, poi abbiamo la storia che io in questo momento non mi ricordo più nulla. Io non mi ricordo a quanto stiamo. Vabbè che tanto è inutile che vedo quanto tempo dura Monkey Island, perché là non dipende minimamente dalla storyline, diciamo, dipende da quanto siamo bravi noi o io in questo caso a trovare gli indizi. Molto probabilmente farà la fine di un condimento aggiuntivo. No, no. Noi non sappiamo, potrebbe anche finire in un frullatore, inciampando ovviamente. Mi dispiace per lui perché ha i lacci sempre un poco strappati.
sai come allargati, quindi potrebbe inciampare, finisce in un frullatore e diventa il frullato di frutta. Giusto così. Arriva! E vai! Meno male, meno male. L'attesa per la pizza è un qualcosa di micidiale, a mio avviso. Secondo me. Secondo voi, riusciremo a finirlo, Monkey Island, stasera? Io non mi ricordo. Mi ricordo che siamo arrivati. Ah, siamo entrati nella casa del governatore, effettivamente. Ci manca quindi il tesoro. Vabbè, che tanto poi là ci sarebbe pure tutta la parte. Vabbè, quella me la ricordo. Cioè, mi ricordo la storyline, ma non mi ricordo più o meno a quanto stiamo. Ma che oggi mi sento più basso del normale. No comment. Ai 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 ai. Non mi hai risposto, Darkan, ma non riesci a spostare il PC vicino al router, quindi. Perché io non penso che riesci a scaricare tutto GTA 5 in questo modo, eh. Se lo puoi collegare direttamente al router, domani mattina te l'ha addirittura finito, paradossalmente. Ma aspettare così veramente è un martirio. No, è un lavoraccio, ma tanto senza le componenti non lo apre. Sì, ma aspetta, fermati. Tanto comunque, anche se cambi, e io credo che tu non debba aggiungere solamente quello di cui abbiamo parlato. Sì, non lo so, poi ne parliamo, diciamo. Però se rischi di doverlo formattare o altro, hai buttato del tempo. Finalmente, deduco che sia arrivata la pizza, che tu abbia davanti ai tuoi occhi una bellissima pizza. Anzi, due, perché avevi detto che ne erano due. Due piccine. Giusto per. Di cui una la donerai a nessuno perché c'è fame, quindi non. Immagino giù le mani dalla mia pizza. Sì, due pizze piccine. Riformattarlo spero di no. Boccuccia mia, fammi stare zitto. Se cambi il disco, che fai? Lo potresti clonare? Sì, ok, però. Entrambi al mio stomaco. Eccala. Ma che vuoi da me? Ma scusami, ma io ti devo avvisare di quello che va incontro. Dai, Darkan, non ti preoccupare. Ti ripeto, fammi organizzare, poi ne riparliamo. Non c'è proprio problema. Datemi un pezzo di pizza per la consolazione. Gufo malefico, ma uno, buonasera, due, ma io devo avvisare le persone, scusami, se cambio il disco, porca miseria. Mannaia, ma adesso passo per l'uccellaccio del malaugurio. Ani, buonasera anche a te. Ragazzi, io arrivato a questo punto direi di partire, anche perché io non. Cioè no, non è vero, mi sono ricordato adesso dove stavamo, quindi. Allora, chiudiamo questo. Questo è così. Da qua non mi ricordo che devo fare. Devo fare.
così. Questo è uno di quei giochi che si dimentica l'audio. Mannaia la. Mannaggia. Ok. Devo mettere. Slayer, grazie, grazie mille. Grazie, grazie, grazie per il raid. Benvenuti a tutti i raidanti. Buonasera, buonasera, come state? Come va là? Mi metto il game così almeno. Grazie ancora a te per prima, ma non ho fatto niente. Io ti ho semplicemente dato la buttarella per lo psicologo dopo la live che hai fatto oggi. Non, veramente non ho fatto niente. Salve, salve a tutti ragazzi, salve a tutti. Cipolla, cipolla, buonasera, buonasera. Allora. Percentuale completata 19%. Sì. Allora, mi ricordo che eravamo entrati nella casa del governatore e ci serviva un cavatappi. No, che cosa ci serviva? Non me lo ricordo, andiamo a vedere. Com'è andata comunque? Una lima! Ma Carol, tu sei troppo avanti. Perché effettivamente serviva la lima. Continua a non avere una lima, ma non si sente la voce. Porca miseria, dannazione. I still don't have a file. I Quanto still don't have a. lo odio, quanto, quanto, quanto. File. I still don't have a file. Ma sbaglio. I still don't have a file. I still don't have a Ma file. è in I still don't mono. have a file. Io purtroppo vi abbandono dopo la maratona di 7 ore, sono conto, ci credo Slayer, grazie per il raid, grazie, 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 veramente tanto. Vatti a riposare, mi raccomando, ci vediamo alla prossima, grazie ancora. E ok, quindi abbiamo detto che serve la lima, perfetto, il fatto I dell'audio still non ho don't have a capito file. perché. Va bene. La lima, dove possiamo trovare una lima? Una lima. Ho fatto? Una lima. Dove potrebbe stare? Allora, mi ricordo che già avevamo visto nel negozio e non c'era. Dal signore qua. Nella cella niente. Una lima, ma pure se non è una lima, un qualcosa di simile ad una lima. Una sega, un. Ahoy there, fancy pants. Con l'eco? What do you want? I think I'd Niente. just like to browse. Whatever. Ma perché mi si sente così adesso le voci? Chi ha passato questo gioco? Avrà fatto qualche aggiornamento? 100-100. O avrò fatto io qualche aggiornamento?
Ma alla fine abbiamo provato a dare l'antiratto al tipo della cella invece che al ratto? No, non lo accettava proprio. Lui, con lui non ci possiamo proprio più parlare. Fino a quando non gli togliamo da mezzo o il ratto o lo facciamo uscire, deduco, arrivato a questo punto, cosa che penso sia più la seconda, non riusciamo proprio più a parlarci. In caso tu non riesca a trovare la lima, avrei potuto darti un consiglio, però mi sono dimenticato tutto. Tranquillo, Ani, si proverà a vedere perché effettivamente io sono sicuro che non dobbiamo trovare proprio una lima, ma un qualcosa di simile. Lui mi sembra che non venga Excuse me, più. but do. Now it's only you again. Oh, sei di nuovo tu. I told you there was only one in existence. Niente, lui non ci None at venderà last. nulla. Ah no, perché pensavo che avessi sbagliato tu a scrivere Perù. Darti un consiglio, Perù mi sono dimenticato tutto. E no, però non l'ho capita, scusami, Ani. Non è che ho fatto finta di niente. Uno, o pensavo che avessi scritto male. Oddio, sto fatto dell'audio mi sta mandando al manico. Ma sì. Mi sta mandando al manicomio. Bannato per sempre. Bannato veramente per sempre, Ani. Bannato proprio alla grande. Sei però, cacchio. In cucina non c'era una lima, eh. Ok, via. Allora, in cucina non c'erano attrezzi, effettivamente. Cucina non c'è nulla. Vabbè, è stato bello. Mi dispiace, Ani, tu fai queste battute così, scusami. Non è che io possa rimanere indifferente su queste cose. Io no. Effettivamente io c'ho delle labbra di cera. Una t-shirt 100% cotone. Un rimuovi graffette. Per esempio, io con il rimuovi graffette. Cioè, lui vuole proprio una lima. Ani con le sue battute è proprio scandaloso. Sì, il problema è che te lo dici anche da solo, quindi è un doppio problema, ecco, quindi. Perché vuoi dare l'antiratto a lui, scusami? I told you, I don't have much more to say. Lo posso pure provare a dare. That doesn't seem to work. O glielo dobbiamo dare proprio, dici? Ma non. Give. Hey, this might work on the rats. Thanks. Here's the cake. Ma non l'avevamo fatto, scusami. Non avevo provato a dargli, gli ho provato a dare mezzo inventario.
Dai, ne ho fatta una. Se sono di questa mole, anche mezza, Ani. Ma mi ricordavo che l'avevamo fatto. Però forse... non mi ricordo. Vabbè. Vabbè, meglio così. Quindi adesso abbiamo una torta. Guarda torta. No, voglio guardare la torta. Guarda torta. It's heavy. È pesante. Una torta pesante. No, vabbè, Carol, probabilmente sono io che sono una testa di cazzo e mi ricordo io male. Non è che c'è la lima dentro. No, com'era? Ispeziona? Look. It's heavy. Ok. Mangiare? It, no, com'era il comando per mangiare? No. Pick. Ho It's heavy. capito che è pesante. No, no. Forse devo usare qualcosa That per... doesn't seem to work. No. Allora, proviamo ad entrare. Usa con te stesso. Sì, voglio provare però ad andare in una visuale più grossa, ecco. Entro in casa, faccio prima e vediamo. Allora, vieni qua, Guybrush. Bravo, quando sei bello. Voi ora mi dovete spiegare perché è uscita. Perché compare? Avevo una torta nell'inventario. Che fine ha fatto quella torta? Voglio la torta, datemi la torta. Ho fame. Non lo voglio sapere, fa troppe domande, mi faccio. I've got the file. Ho trovato la lima, bravo. E non si sentono i rumori. Usa manuale di stile contro inciabuzzare, coriandoli di classe a pagliaccio armato pesante. Ma perché? 10 per il tuffo. No, però devo risolvere il problema dell'audio. Io così non riesco ad andare avanti. Appena finisce questo, salvo, chiudo e rientro. Usa lì. Che cazzo sto facendo? Usa lima su serratura, ok. Prendi idolo favoloso. Eccala. Almeno Ooh, l'idolo that was l'hai a close preso. one. Ci è mancato At least poco, I sì. got Perfetto, the idol. bravo. But I'm not done with you yet. Uh-oh. Thought you could get out of here with the idol of many hands, did you? Look, I can explain. So can I. Aia. You poisoned the governor's pet poodles. No, They're just avvelenato. sleeping. Esatto, stanno dormendo, Broke dai. into her house. The door was unlocked. And stole one of her most valuable pieces of art. No, you've got it all wrong. Oh, Come really? la Well, vedi, ha let's hear ragione, the Guybrush. explanation. Ok. Sentiamo la nostra fantasmagorica spiegazione. Mi ha detto che potevo prenderlo, lo volevo solo in prestito, appartiene ad un museo, i capi dei pirati mi hanno detto di prenderlo. Sono molto tentato di fare a scaricabarile, onestamente, e dire che i capi pirata me hanno detto di prenderlo. Però, male che vada, posso dire che lo volevo solo in prestito. Perché solo in prestito, così divento un pirata, glielo faccio vedere e poi glielo riporto. Oppure potrei dire, mi ha detto che potevo prenderlo
Così abbiamo la scusa di incontrare il governatore. Secondo me... Io inizierei dicendo che il cane ha mangiato il governatore, ma non c'è, dove? Sono valide tutte. Dai, io inizierei a dirgli che lo volevo solo in prestito. Lo volevo solo in prestito. I was just gonna borrow it. What's going on here? I caught this hoodlum making off with your idol, governor. He says he was just borrowing it. That's right, I loaned it to him. You heard me, Fester. The real question is, how did he get in here while you were on guard? La vera domanda è come ha fatto ad entrare mentre tu eri di guardia. Non so perché non si sente la sua voce. I can handle this. Attenzione, ci ha coperto. I'll deal with you later. Ci ha coperto. Sorry about him. He's new. I'm Governor Marley. Salve, buonasera, Governor Marley. Elaine Marley. Salve, Elaine. Mi ricordo bene di te. So, you were just going to borrow it, eh? Ovvio. Nespole. Gosh. Relax, Mr. Threepwood. I know why you're here. Davvero? Believe me, you're not the first who's tried. Although I have to admit, not many get as far as you have. Ebbene. Sacripante capperi. Golly. My lookout told me of your arrival. I've wanted to meet you ever since I heard your fascinating name. Oh, grazie. Tell me, Guybrush, why do you want to be a pirate? You don't look like one. Your face is too... Tutto questo lei è una... Io sento la governatrice. Sì, alcuni... Io invece ce l'ho in mono, solo nella cuffia sinistra. E non ho capito che cacchio sta succedendo. Soprattutto tutti gli effetti. Non... Io non sento nulla. I see. Well, you're obviously not in the mood for idle chit-chat, are you? I suppose you've got many more exciting things to do. I won't take up any more of your time, Mr. Threepwood. È perché a te forse è specchiato. Ma che è passato, Guybrush? Tutto ok? I really wish I knew how to talk to women. Ah, il problema è questo. Non me lo ricordavo. Ragazzi, non mi dite niente, ma io voglio salvare un secondo. Provare a chiudere e riaprire, perché mi sta mandando al manicomio questa cosa. Eppure funziona tutto. Non ha parole, povero Ciccio. Un poco mi dispiace, però... Cioè, cavolo. Se uno si ritrova... pezzo di governatore come la signorina Elaine, sai com'è, un minimo di conversazione ce la fai, non è che... E tocco solo questi due. Basta. Allora, vediamo che mi dice. I'm not going back in there. I'm not going back in. Oh, niente. Ma porca miseria. There. I'm not going back in there. I'm not going back in there. I'm not going back in there. Where do you think you're going, Thrumwade? Non era Thrumwade. Vado a mettere quest'idolo nella mia cassetta di sicurezza. Sa, non è troppo tardi per fare pacetta ed essere amici. Mi scusi, Mr. Shinetop, ma sta bloccando la porta. Excuse me, Mr. Shinetop, but you're blocking the doorway. I think you need to cool off. Hand over your sword. Uh-oh. This is the end of the road, my little pantalooned pal.
Your troublemaking days on Melee Island are over. My plans for the governor are far too important and much too near completion to risk letting a would-be pirate like you get in the way. So long, Mr. Spice Cake. Voi le sentite le voci? Io le voci le sento. This might actually turn out to be a pretty good day. Cavolo, allora è un problema mio. Io però devo abbassare un momento il... Ok. Io sento voci e rumori. Mamma mia, allora sono io il problema. Vabbè. Ok, pazienza. Vabbè, l'importante è che voi sentiate loro che parlano. Chissà quali sono i piani per la governatrice. Bella domanda. Allora, ah, ma questo è l'idolo. Actually, it's more like a fabulous doorstop. A dire il vero, il Actually, it's more like a fabulous doorstop. Favoloso fermaporta. Primo, secondo, terzo. Ah, ok. Allora, il coltello arrugginito. Rusty, but sharp. Arrugginito ma affilato. I can't reach that from here. Ah, ok, quindi ho perso buona parte dell'inventario. Take. No, quello è Tulk. I can't reach that from here. Non ci arrivo. I can't reach non that ci from arrivo. Here. I can't reach that from non here. Ci arrivo. I can't reach that from here. Ci arrivo. I can't reach that from non here. Ci arrivo. I can't reach that from here. Non ci arrivo. Hey, Nick. I just committed a felony. Did it involve that big knife you've got there? Yeah. What should I do with it? Buttale in acqua. Get rid of it. Sì, 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 buttale in acqua. Throw it in the water. Grazie. No, don't do that. Come no? Why not? I need to ditch it. Sì, 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 buttale in acqua. It might wash up somewhere. No, 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 tranquillo. My prints won't be on it. I'm throwing it in. Impronte digitali. I might need it. See ya. Ma come? See ya. E io come mi libero? Allora, la spada non la posso prendere, questa non la... Ma mica posso prendere un pesce. No. Tanto conoscendo le meccaniche di gioco di... Ok, non sono tangibili. C'è qualcosa... Allora, aspetta. I guess I'll be needing a sword. This one will do. Well, that wasn't so hard. Now all I have to do is show this stupid idol to the pirate leaders and... You're alive! Governor! Hey, you can talk. Who'd have known? What are you doing here? Come to finish the job? No, I came down here to save your life. Fester wasn't acting on my orders when he threw you in there. You came down here to rescue me? I didn't even think you liked me. Well, our first meeting was a little awkward. You seem to have trouble forming complete sentences. Oh, che carini. But then again, so do most of my citizens. But I'm not one of your citizens. I'm just a drifter. A nobody. A would-be pirate. Who would have known or even cared if you'd let me drown? I would have, Guybrush. Oh, è stato amore oh, a prima vista, ma che ca... Oh, oh Threepwood. Oh, Elaine. Oh, Guybrush. Oh. Love Muffin. No. Sugar Boots. No. Ma... Honey Pumpkin. Ma no. Plunder Bunny. No. Kiss me. No. No. Esatto. You mustn't. What? Not here, where everyone can see us. Why? Are you ashamed of me? No, no,
It's not that at all. It's just that many of these pirates have made advances towards me. Ah, ecco. And to avoid hurting their feelings, I've always told them, certo, that my father made quel me motivo. Promise never to fall in love with a pirate. If they see us together, they'll know I was lying. Okay, then. Let's go to your place. Okay. But finish your trials first. I don't want you to be preoccupied. But I feel this sudden urge to complete the trials. Guybrush, slow down, mi raccomando. Un momento. Allora, in tutto questo abbiamo l'idolo. Abbiamo la mappa. Gliela spacciamo come vera. Marshall, buonasera. Ciao. Gliel'ha fatta annusare e se n'è andata. Assolutamente. Assolutamente. Ragazzi, se è alto il volume ditemelo, che io in cuffia ce l'ho sparato. Però penso che sia un problema mio arrivato a questo punto. Allora, quindi mo gli diamo give. Oh, l'idolo del Moltmany. Sono coraggiosissimo. Come averlo rubato di nuovo? Ah, adesso mi serve il tesoro. Tell me again about the lost treasure. Tutto ciò che devi fare è trovare il leggendario tesoro perduto di Melee Island e portarlo qui. E non dimenticare. X indica il punto. Quanto siete simpatici. I'll just be running along now. Leave us to our grog. Come back later and tell us how you're doing. Che cosa brutta. Beh, ci sta, diciamo. Comunque si sono appena conosciuti, quindi il problema adesso nasce. Allora, noi non siamo su Melee Island. Noi siamo... dove siamo? Io mica ho capito come si chiama quest'isola. Il tesoro si trova a Melee Island, quindi ci serve una barca, deduco. Ci serve una barca e ci serve una ciurma. Ma questa è un'altra storia. Allora, io sto andando alla casa del governatore giusto per capire un secondo. Così, no? Proprio per curiosità. Pura curiosità proprio, perché... This door appears to be locked. No, sono tutte chiuse, no? Come porte, 100-100. Mamma. Vabbè, ci ho provato. Il tesoro si trova a Melee Island. A Melee Island ci dobbiamo andare per forza con... This door appears to be locked. Con una barca. La barca ce la può dare solo una persona in questo momento. Allora, quindi torniamo. Anche se io non ho nemmeno la... come si chiama? La rotta per il viaggio. Io non ho nulla, effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Dici che non è quel tesoro? Senti, loro l'hanno detto prima. Dicono il tesoro è a Melee Island, portacelo qui. Gli abbiamo fatto un buco nel muro, gli abbiamo rotto la porta, gli abbiamo fatto addormentare i cani. Come cazzo ha fatto innamorarsi? Ani, l'amore è cieco, purtroppo. È molto cieco, molto, tanto cieco. Ma proprio porta due fondi di bottiglia così, come al posto degli occhiali. Loro parlano.
Ah, sì, quella sì. Loro parlano di Melee Island. No, ma è questa Melee Island? Che cacchio so di pure io? Sort of busy right now. I'll talk to you later. Vabbè, e allora andiamo nell'unico posto che effettivamente non abbiamo proprio mai visto. Ma voi state ancora in giro? Ma voi non potete stare in giro. Conte ha detto che non si può stare in giro. Basta. È una splendida nottata. Allora, il circo abbiamo detto. Il maestro di spada non ci serve. Effettivamente noi non abbiamo nient'altro. Perché l'unico che ci potrebbe, tra virgolette, vendere una barca è Sten. Ma Sten in questo momento non c'è ancora, quindi ci manca qualcosa. Pirata, ma la mascherina, bravissimo. Il maestro di spade non ci serve più. There's no answer. Ok. Gli unici due luoghi che effettivamente non sono stati utili, tra virgolette, sono la terra, quindi quel benedetto uomo con il quale abbiamo riso e scherzato, e l'emporio di navi usate. The Secret of Lockdown Island. Effettivamente. Il bosco però ci è stato utile per recuperare sia la pianta. No, il circo ci ha fatto guadagnare soldi, effettivamente, no? Qua io non ho trovato alcuna utilità nell'andare a parlare con quel tizio. A rubber chicken with a pulley in the middle. Sì, scusami, ho sbagliato. What possible use could that have? Sì, poi nulla di che. Vabbè, però per le meccaniche, diciamo, di Monkey Island ci sta. Anzi, te l'ho detto, non ho tempo di mostrarti altri trucchetti con i tatuaggi. Non ci fa fare nulla. Non c'è modo di... Perché mi fa vedere il solito fatto di lui che parla e poi basta. Oops, I just realized that this is the wrong house. Oh, okay. Have a nice time on Melee Island. Confermato che questo è Melee Island, ok, va bene. Quindi il tesoro è per forza qua sopra. L'unica mappa che abbiamo... There sure are a lot of spelling errors. Ci sono un sacco di errori di ortografia. Ma non la posso vedere questa. I can't pick that up. Vogliamo provare a tornare al circo, ma non penso, il circo non ci serve più. Però proviamoci, tanto me li sto facendo tutti. Perché il maestro di spada non ci serve più. Altro. Questi sono tutti. La biforcazione abbiamo detto che non ci serve. Dopo sto punto mi sono dimenticato quasi tutto. Ci sta, figurati. Io... Those crazy spaghetti brothers are still in there. Non mi fa nemmeno entrare. I think there's something going on in there. Penso stia succedendo qualcosa qui dentro. Ho capito, però non mi fa entrare.
I think I'll keep it in mint condition. It might be worth something someday. Ma ora che non ci serve più il maestro di spada, possiamo chiedere al vecchietto dei negozi altre cose? Proviamo. No, ci sono entrato prima quando ci serviva la lima, perché io speravo di poter chiedere a lui se vendeva una lima, effettivamente. Non mi diceva nulla. Effettivamente, noi abbiamo anche la cassaforte che sta sopra ad aprire del negoziante, che non l'abbiamo aperta, perché non sappiamo la combinazione. La chiesa purtroppo, mi ricordo uno spoiler, ci servirà più avanti, ovviamente non ve lo dico, non ci serve ora. La chiesa è l'unica cosa che mi ricordo, l'unica, e mi sembra che è anche la parte finale paradossalmente. Verso uomini di fibra, no. Che poi questo è il pollo con la carrucola. Ah, fermi tutti. Ora abbiamo uno scopo. Chi è che aveva detto cerca il tuo primo scopo e poi dopo vieni da me? Hey, I'm back and I'm ready to know more about the future. Guess no one's here. No, come? E ora abbiamo uno scopo. Hello? Guess no one's here. Niente? Strano. Strano che io debba buttare qualcosa nel calderone. Ooh, that's refreshing. No. Hey, I'm back and I'm ready to know more about the future. Eh sì, stavo pure io pensando, Lementos, ma non mi fa interagire con il calderone, non mi fa fare nulla. Ciao, sono Siri. Che vuoi, Siri? Si è attivata Siri. Pure io pensavo di buttare Lementos, ma in realtà no, non mi fa interagire con il pentolone. Forse una volta completate le quest tocca tornare. Effettivamente sì. Sì. Vabbè, andiamo dal negoziante, vediamo che cosa mi dice ora. Ahoy there, fancy pants. Ciao, amico. What do you want? Cosa voglio? Niente. Facciamola andare via e giochiamo con la cassaforte. Look, I told you she doesn't want to see you. Non fa niente. Maybe if you asked her again? Esatto. Vai, vai. I guess I could hike all the way over there again. Esatto. Be right back. Grazie, amico mio. And don't touch anything. No, no, non tocco nulla, non ti preoccupare. Mica vado alla cassaforte e te la provo ad aprire. Forse voleva anche lei farsi leggere il futuro. Uno, due, tre, quattro. Quattro. E poi mi ricordo bene, fa un rumore strano che io in questo momento non sento. Mannaggia la miseria. Dannazione. Quanto odio questa cosa. Si vede piccolo. Un momento, eh. Un momento. No, ok. Mi manda al manicomio questa cosa.
Vabbè. La musica è sparita completamente. Va bene. Uno, due. La musica voi la sentite? Ma allora è OBS che sta facendo le pizze. È proprio OBS. Strano, vabbè. Il rumore finale, diciamo. Va bene, allora, se lo sentite voi, farete anche voi un momento le mie orecchie. Se io faccio così, non fa nulla. Se faccio così, 1, 2, 3, 4. E il rumore. Niente? Spingi cassaforte. Ah, no. It's locked. Com'era? Tira. Oh, posso la doppia. Niente. Davy Jones Lockers, the last word in theft, fire and grog resistant storage devices. Anti-grog. Quindi nemmeno se ci buttiamo il grog. Aspetta. Qua sono Ani. Allora. Io posso tirare e spingere. Tirare, spingere. Magari se usi i passi della mappa. Puoi, diciamo, recuperare un codice. Vediamo. Da qua mi dice indietro, però il problema ne è uno, quando dice indietro 2, 3, 4, sinistra 2, 3. Allora, le mosse da fare sono 4 per aprire la cassaforte. 1, 2, 3. Destra, sinistra, sinistra, destra. Forse senza i passi. Stavo contando questa cosa perché effettivamente sinistra, destra sono 2. Destra, sinistra. Eh no, ce ne stanno 2 in più però. Indietro, indietro, indietro. Sono tutti indietro comunque. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. 2, 3 e 4. E se fosse... No, ma indietro no, perché ha senso invece più sinistra e destra, perché tu lo spingi e lo tiri. No, che ho fatto? Lo spingo e lo tiro. Can't pick that up. Non posso prendere. It doesn't seem to open. Aprire. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Davy Jones Lockers. No. The last word in theft, fire, and grog-resistant storage devices. Allora, tira, spingi, tira, spingi, tira. Fatto qualcosa? Niente. Bastardo. Penso manchi qualcosa per riuscire ad aprirla. Magari dietro al bancone c'è del tipo, c'è forse qualcosa. Proviamo, vediamo. Non mi fa proprio andare. Qua sopra mi fa salire. Non c'è niente di interagibile qua. Non c'è proprio nulla di interagibile. Questo è il cartello e questo è il campanello. Sì, ci manca qualcosa per aprirla. Ma tu dici proprio qualcosa di fisico, che tipo si attacca sulla maniglia, Carol? Non ci voglio mai credere, però. No staples to be removed. Ok. Io vorrei provarle con il grog, però non so come recuperare un barattolo di grog. Perché lui dice che è una cassaforte anti-grog. O quello o un foglio di concombinazioni. Penso più quello. In tutto questo, vabbè, nella cosa non c'è niente, quindi ok. Era giusto per controllare se fossi io che sono rincoglionito. Allora, alla casa del governatore non c'è più niente. Questo, se non lo liberiamo, non farà più niente. Nel vicolo. Sta porta però non me la suona giusta, diciamo. Al momento cosa c'è che manca da fare? Solo trovare il tesoro e finire le missioni? Confermo. E poi torniamo, diciamo, da Helen. Niente. Cavolo, pensavo che la maga mi apparisse ora. Mi ha completamente spiazzato sto fatto che... Excuse me, but do... Now it's only you again. Questo è sempre tu. I told you there was only one in existence. Vabbè. Nugget lost. E se torni al maestro di spade? Ci potrebbe dire qualcosa di nuovo, secondo te, Ani? No, ho sbagliato, scusate. Un tesoro dove potrebbe essere? Dentro il classico tesoro del pirata è seppellito da qualche parte, su una spiaggia. Mi viene da pensare, ma il problema è che Monkey Island non funziona così, non c'è nulla di normale o classico. Il problema è che non ci sono, vedi, tutta questa zona qua per esempio, noi non la possiamo proprio esplorare. Allora, proviamo come ha detto Ani ad andare dal maestro di spade. Ci facciamo insultare un pochettino e poi... You've already got the t-shirt. What do you want now? Voglio imbarazzarti, voglio che facciamo pace e diventiamo amici. Forse è meglio che te lasci da sola. Niente, non c'è altro dialogo. Good idea.
Non c'è altro dialogo. Vediamo se nella prateria qua davanti c'è qualcosa di interagibile. Non vedo nulla, non che sia uno sfondo. No, no, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Il ponte era dove stava. Io, a me questo mi. Qua, secondo me, ci deve essere qualcosa. Perché mi fai venire fin qua giù se poi non c'è nulla? Perché si sblocca qualcosa dopo. Nella radura di qua. Qua non c'è nulla. È stranissimo proprio. Ponte. Emporio di navi usate. Abbiamo detto che la casa qua non c'è niente. Il circo non ci fa entrare. Il maestro di spada non serve. La terra non serve. Secondo me dobbiamo fare qualcosa al villaggio che mi sfugge. Sono confusa. Idem con patate, Carol, anche io. Se non lo seppellisci in una spiaggia, dove lo potresti seppellire in un tesoro? In una casa. Io lo terrei in una casa o in una cassaforte. Sorry to bother you. I'll be on my way. Siamo abbastanza disperati da premere G per un consiglio? Giusto, hai ragione, noi potremmo premere G per farci consigliare. Ok. Il cane? Io mi devo prendere una dannata tazza da loro. Io voglio il grog. Datemi sto cavolo di grog. Ma se tornassi sott'acqua, non penso di poterlo fare. Proviamoci, ma non penso che posso farlo. Queste navi non possono essere visitate, peccato. Di qua vado, di là, andiamo. Allora, lui non mi fa fare nulla. Loro non mi servono a niente, la signora qua non serve a niente, qua non ci sta niente, le case queste qua non servono a niente. E niente, oh, mi sono rifatto tutta la mappa. Vado a riparlare con lui? Vediamo se dopo il coso mi può essere d'aiuto. I told you, I don't have much more to say. No. Proviamo ad andare nella casa del governatore, ma la casa del governatore era vuota, era completamente vuota, non mi faceva fare nulla. Di qua non mi fa fare niente. La libreria, vediamo un momento la libreria. Non No time for reading now. c'è niente da tempo da leggere. Stavolta non me la fa aprire. Questa abbiamo detto che è chiusa. This door appears to be locked.
Se andiamo di qua. No, di qua non mi fa andare da nessuna parte. They're sleeping peacefully. Stanno dormendo come angioletti. E nemmeno qua niente. Andare più avanti. Il problema è che conoscendo certe meccaniche inizi a cliccare ovunque poi, hai capito? Per esempio, vedi, volevo entrare nel vicoletto giù, ma ovviamente non me lo fa fare. Perché in questo momento sono sicuro che c'è qualcosa che non abbiamo fatto. A me l'unica cosa che mi puzza è il bosco. Andiamo. Non c'è problema, tanto è... Io secondo me dobbiamo fare ancora qualcosa nel bar. Perché c'è troppa gente e troppe poche cose che abbiamo fatto. Ma questa casa mi fa fare nulla? No. Andiamo nel bosco, andiamo, andiamo, assolutamente. Biforcazione. Allora, vai verso sentiero. Se io invece vado di qua, c'è nulla. Destra o sinistra? Quello sicuro, ma penso che fin tanto che ci siano tutte le persone lì non riusciamo a fregarci il boccale del grog. È vero, è vero, è vero. Quindi ci deve essere qualcosa che li faccia uscire. Vabbè. Dove andiamo? Che direzione abbiamo? Abbiamo questo sentiero qua, a destra, o questo sentiero qua? E basta. Perché poi torniamo indietro. Dobbiamo ritrovare il maestro che ci insegnava la spada prima dell'effettivo maestro di spada. È vero, io sono però andato anche a casa sua, ho bussato e non mi ha risposto. Ci abbiamo solamente questi due sentieri, dove andiamo? E se servisse qui la mappa fasulla? Avete detto la stessa cosa tu e Caroline. Senza vedere il fatto di indietro? Quindi sinistra, destra, destra, sinistra, destra. Proviamo. Allora, ricordatevi. Anzi, lo scrivo in chat, dai. Sinistra, destra. Sinistra, destra. Destra, sinistra. Ovviamente ho tolto gli indietri. A meno che non dobbiamo fare anche l'indietro. Forse anche indietro. E ma indietro in questo caso, scusami, dove devo andare? Magari devi seguire la direzione dei piedi a destra. Carol, ti adoro, grazie. Ma in questo caso indietro, perché parti proprio con un indietro. Dove vado?
magari dietro di lui. Oh, stavo imboccando un'altra strada. Cioè non mi fa fare niente di indietro. Proviamo un momento. Fai senza gli indietro. Allora, sinistra. Tanto male che vada, ci perdiamo. Qua quanti ce ne stanno? Qua ci sta una a destra e una a sinistra. Adesso c'è destra. Adesso c'è Adesso non c'è niente, ce n'è solo uno. Sinistra. Sinistra non c'è nulla. Sinistra che è? Tornare indietro? Non penso. Sinistra di qua. Sinistra, destra, sinistra, destra. Indietro. Ma indietro abbiamo detto di no. Destra. Anche se questo è sempre diritto. E siamo arrivati addirittura alla casa. No. C'è qualcosa che non va. Anche perché se c'è scritto indietro, qualcosa dobbiamo farlo indietro. La riva è quest'altra riva. Ah, vabbè. Pensavo di aver scoperto un nuovo luogo. La spiaggia non mi fa fare nulla. Ma proprio nulla, il buio è più totale. Questa è la biforcazione. Nel mare? Allora, assumendo magari che destra è est e sinistra è ovest, indietro sarà nord? Ma comunque non mi trovo. Perché in questo caso, presumendo che adesso è il sud, ok? Hai una specie di bussola nella mappetta. Dove? Ah, aspetta, scusami, nella finta mappa. La vediamo subito. Oi. Oi. Smette di vedere. È più un logo che una bussola. Diritto, sinistra. A me questo piede di così che mi manda al manicomio. Indietro. E che seguo? Allora, in questo caso è avanti. Il primo è avanti. È avanti dove?
Aspettate che ho scoperto una cosa bruttissima. Ok. Allora, sinistra. Adesso, per esempio, io sono in questa fase qua. Per voi questa è destra? Ora è destra? Ok. Adesso era a sinistra. Sinistra e poi destra. Sì, no, ok. No, io sto seguendo quello che mi ha detto Ani per quanto riguarda questi invece. Ok? Io sono arrivato qua in questo momento. Quindi adesso devo andare a sinistra e poi a destra. Sinistra. E poi a destra. Destra se dovrebbe essere questo, no? Creepy. I can't pick that up. Non posso prendere questa cosa. Non posso prendere un pezzo di ossa. Ti sei fatto meno problemi per tante altre cose. Creepy. Creepy. Posso Digmaster, sicuramente. the only shovel for serious treasure hunting enthusiasts. Allora. That doesn't seem to work. No. No staples to be removed. Niente graffette. Creepy. Possibile che non dobbiamo fare nulla con delle ossa. Non è proprio in stile loro. Possibile che mi manchi qualcosa? Possibile. Anche perché noi avevamo altra roba nell'inventario, dannazione. No, vabbè, però se ci ha fatto fare altro. Hai provato a scavare? Ho provato a scavare. Ho provato a usare il badile That qua. doesn't seem to work. A meno che non c'è la cosa scava, ma non penso. Apri ossa, chiudi ossa, spingi. Guarda ossa, Creepy. ovviamente. Non mi fa fare nulla. Oh, tranquilla, Carol, ma non ti preoccupare proprio. That doesn't Uso la seem to work. spada, e nemmeno. Le mentine mi sembra strano. Gli do i That soldi? doesn't seem to work. No. Ma prima non c'erano le ossa qua. Quindi significa che qua dobbiamo fare qualcosa. Io non me le Creepy. ricordo se ossa. No staples to be removed. I can't Spingi, move it. calcia, fai qualcosa. Tira I le can't move it. ossa. Oppure abbiamo preso la strada giusta con la mappa. E quindi mi dici di andare verso il sentiero? Ma guarda, è tipo un punto di riferimento. Bravo Ani, aspetta. Lui effettivamente. No, vabbè, ma non c'entra niente. Questo è il simbolo dei pirati, non è. Se teneva le altre ossa, potevo pensare che dovevamo partire da qua e fare tutto il percorso. Non ci saprò mai più tornare. Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Possiamo fare così. Salvo. Così possiamo tornarci. Lo so, è metagaming, però.
Di qua non ci posso andare. Di qua era dove il vecchio... Ma noi di qua siamo venuti effettivamente. No, non siamo venuti di qua. No, che ho fatto? Aspettate ragazzi, devo fare una cosa. Non mi dite niente perché... Si vede? Si vede? Oh, che bello. Ok. Ritorno indietro alle ossa. Ma dove eravamo? Eccole qua. E se tornassi alle ossa e usassi destra, sinistra e indietro? Partiamo dalle ossa, dai. Effettivamente mi piace come ragionamento. Allora, ma perché parte con indietro? Indietro, quindi dobbiamo andare di qua. Indietro. Sinistra. E sinistra non c'ho niente. Ma sinistra poi nel mio punto di vista sinistro. Ciao Demon. Indietro rispetto alle ossa. No, ho capito. Io non penso che sia così complicato, ok? Io penso che indietro significa proprio tornare indietro. Cioè, proprio base. E poi sinistra e destra dal mio punto, quindi dal nostro punto di vista. Schermata sinistra e schermata destra. Basta. Indietro, sinistra, destra. Indietro, sinistra, destra. Questo mi fa fare avanti e indietro. Sinistra, destra, indietro. Indietro, cos'è indietro? No. Scusatemi, torno giù, ok. Non è così. C'è qualcosa che mi sfugge. Allora indietro non è da dove arriviamo, ma la strada alle spalle. Potrebbe essere. Però se io tipo rimango così indietro è di qua. Se invece è così indietro sta di qua. Indietro, sinistra, destra, poi mi sono dimenticato, indietro, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra. Questa già è nuova, questa non me la ricordo, questa zona. Indietro, destra, sinistra, indietro. Ed effettivamente non posso fare niente qua. Ah no, posso... The legendary lost treasure of Melee Island. Il leggenda. The reproduced piece of Melee Island history has delighted thousands of would-be pirates and their families for generations. There are other pirates on this island. Non ci credo. So go easy on the treasure. Leave some for the next person. Non ci credo. Non ci credo.
No, ti è concesso il caps in questo momento. Quanto culo. Quanto culo. Here lies treasure of such unimaginable wealth. Well, you'll just have to dig it up to believe it. E Paid for quindi. by the Malay Island Chamber of Commerce. ma quindi devo scavare qua? Aspetta, usa. This shouldn't take too long. Non ci credo. Hours pass. Hey, I think I hit something. Oh, grande, Guybrush. Oh boy. It's a t-shirt. Di Not nuovo? my size, but a nice one nonetheless. Well, I guess I should put all this dirt back now. More hours pass. Io non ci credo. Mi sento truffata. E quindi ora c'ho un'altra t-shirt. C'ho un'altra t-shirt. I found the treasure of Melee Island, and all I got was this stupid t-shirt. Ci posso. Ha ricoperto tutto, sì. Ma adesso come torno indietro? Chi si ricorda più niente? Oh, finalmente! Ragazzi, questo gioco è spettacolare, è spettacolare. Attenzione, la sentinella se n'è andata. Pure riconfermando con la X, ha fatto un bellissimo lavoro, Guybrush. Voi non lo sapete, ma... What was that? I'm so confused. Hey, what are you doing just standing around? The governor's been kidnapped. What? By whom? LeChuck's got her on that ship that just sailed off. Well, I'm afraid we've seen the last of her. E dove eri tu tutto questo tempo? Dormivi? Beh, effettivamente lui era la sentinella, Attenzione. Sono andati via i pirati e dobbiamo capire, dobbiamo vedere adesso che cosa è cambiato, perché è cambiata la mappa in questo momento. Quindi c'è stato un respawn di tutto. Lui effettivamente era la sentinella, doveva avvisare se arrivavano i pirati. Perché pensi che non la rivedremo più? Vado a prendere una ciurma e una nave e andrò a salvarla. I'll go get a crew and a ship and go rescue her. That's not gonna be Non sarà easy, you know. facile. LeChuck's taken the governor back to his hideout on Monkey Island. I'm afraid that no pirate on this island is brave enough to follow him there. But hey, good luck. Grazie. Oh yeah, I almost forgot. Cioè? They left this note. Ah, vedi You che can have it, gentili. but I don't think you'll like what it says. Vediamo. Cosa dice il bigliettino? Attention, pirates of Melee. Sì. Your governor is alive and well and by my side as she was always meant to be. Va bene. If you try to find us, you will only meet with horrifying disaster. Yours truly, Captain LeChuck. Grazie, ma quanto è gentile. Abbiamo trovato il tesoro, ma a quale costo? Ha un costo altissimo. Vediamo cosa è cambiato. Non c'è più nessuno. Ma povero. Where are all the pirates? Dove sono tutti i pirati? Oh, they're all up looting the governor's Sono tutti a saccheggiare la mansion. dimora del governatore. No. LeChuck and his spectral crew came and got her. They put her in the ghost ship and spirited her away. Ma no, She was dai. so good to me.
Always conveniently losing those health board reports. For a small consideration, of course. What'll become of my business? Oh, woe is me. Povero cuoco. What can I do to save her? You must get a ship and go after her. Devo procurarmi una nave. The ghost pirate's lair is on Monkey Island. Everybody knows that. Don't ask me how. Non chiedermi come. All you need to do is find a way there. Vuoi venire con me? Will you join me? Alas, non posso andare per mare. I'm sure you understand. Una vecchia ferita da guerra, una vecchia scusa, dai. Dove posso procurarmi una nave? Al cantiere di Sten. Ok, perfetto. Digli che ti mando io, siamo vecchi amici. Sarà fatto. Senti, è arrivato a sto punto, portami da bere. Prenditelo da solo, grazie mille. Right, I'm off. Good luck. Allora. Fai attenzione, indossa i guantoni e le galosce. E non dimenticate di scrivere. Addio. Robby, benvenuto. Grazie mille per il follow. Allora, prendi il boccale. E ce lo siamo presi, finalmente. Finalmente. Figurati, Robby, tranquillo. Ciao caro, benvenuto di nuovo a te. Allora, finalmente possiamo prenderci questo dannato grog da qua. Ora, se mi ricordo bene, sì, mi ricordavo benissimo. Porca miseria. Mi ricordavo benissimo, il bicchiere si sta sciogliendo. Ora devo tornare velocissimo come un lampo. Perché io sono sicuro, sono certo quanto volete, che sto coso scioglie le sbarre. Ma 100-100. Puoi prendere altri bicchieri? Sicuramente, se sbaglio... si è sciolto, porca paletta. E niente, si è sciolto. Puoi prendere altri bicchieri? E che me ne fa? Sì, cioè, io mo devo tornare indietro e rifare la stessa storia, diciamo. Intendevo vuoti. Fai tipo una matriosca di bicchieri di grog. Proviamo, non penso che me li faccia impilare uno dentro l'altro, però potrebbe essere... Oh, aspetta. Roberto, a mezzanotte la fa la live. Possiamo fare un'altra cosa. Il problema è che io non ho... Ne ho presi 3. Travasi ogni volta che se ne scioglie uno. Brava Carol, era quello che volevo fare. Me li sto prendendo tutti i bicchieri. Meno male che rispawnano. Dannato. Il problema è che io non li vedo. Dove... Freccia giù, Carol, chi si ricordava?
Ok, allora. Prendiamo una. Andiamo. Via, 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 via. Il bello è che non so come si faccia a travasare. Perché io penso che sia scriptato il fatto che non ci faccia arrivare. Ok, adesso prendo questo, usa qua dentro. No! E non me lo fa attraversare. Usa. No! Ah! Come si travasa? Come si fa? Dannazione. Chiudere, aprire, usa, spingi, tira, parla, dare. Dannazione. I can't pick that up. No. Allora, prendiamone uno. Prendi. Prendi. Bastardo, non mi dai i bicchieri. Allora, facciamo un tentativo, perché è inutile che faccio avanti e indietro. E se tornassimo al circo, magari anche loro hanno dei contenitori. No, no, Ani, è questo, è questo. È proprio questo. Allora, usa con barile. Ok, adesso è pieno. Se io lo voglio travasare, prendo il bicchiere vuoto, forse, usa. No. Usa. Ma l'ho fatto prima! Inventario, subito, usa. E vedete, non me lo fa fare, brutto bastardo. Mannaggia la miseria, perché non me lo fai fare? Non riesco a tirar fuori niente da quel boccale. Sì, sì, rispawnano i bicchieri, Non sai quante volte immagino che qualcuno abbia provato a fare questa cosa. Lo devo fare prima che diventa sottile sottile, allora. Quando già sta un poco tutto ammaccato, lo devo fare. Allora, usa. Usa bicchiere con questo. Ok. Vai verso la porta, te ne vai. Ta 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 ta. Te non ti penso proprio. Già lo cambio? Esco qua fuori e lo cambio. Inventario. Usa. Ok, e l'ho cambiato. Perfetto. Andiamo, 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 andiamo. Arriviamo in fondo alla strada e lo cambiamo. Inventario. Usa. Perfetto, grandi noi. Arrivo alla cella e lo cambio per l'ultima volta. No, non me l'ha preso, basta. Ah, ok, me l'ha fatto. Usa su questo. Hey, Gray, a drink. I'm real thirsty. Yikes! Wow,
And to think I used to drink that stuff. I'm free! Oh yeah, thanks. If there's anything I can ever do. Se mai ci posso fare qualcosa per te. Actually, there is something. Esatto. I'm looking for brave people to join my crew and sail off to Monkey Island with me to rescue. Era questo quello che volevo fare. She's been abducted by the fearsome pirate LeChuck and is being held. Anche se sono sicuro che non verrà. I see. Well, Jess, guardate come sta scappando, guardate. Well, Jess, yes, of course. We must sail to Monkey Island and... Hey, look behind you! I three-headed monkey! I can't believe I fell for that. Pretty good trick, though. Ah, non ci credo. Tutta sta fatica. Meanwhile... Having just returned from Melee, LeChuck and his crew find their old hiding place in the underground rivers of Monkey Island and drop anchor. Captain, sir, I just stopped by to congratulate you on your kidnapping mission. Che ci fa lui qua? Captain? Lui era LeChuck! Never felt better. And how fares our prisoner? Ah, yes, the prisoner. We had a little trouble. Trouble? Problemino? No, nothing to worry about, sir. Everything's under control. She escaped a few times. È scappato un paio di volte, ma l'abbiamo messa sotto chiave nel brigantino. Nessuno entra o esce di là, ci sono io sopra, ve lo sto leggendo io. Dopo anni di pianificazione quasi distrutta dalla mia morte, non voglio correre nessun rischio. Voi siete preoccupati di Mr. Threepwood? Mai proprio. Non proprio. Bloated up like a fattened pig. Che schifo. His eyes being eaten out by crabs. Fish pecking at his fingers. Kinda makes you wish you were there to watch. Ah. Da. Yes, sir. Ugh. Sure does it that. Now, go check on the root. La radice. Make sure it's locked up. Quale radice? Aye, aye, Captain. Ok. Chi sei tu? I don't see anything special about it. No, aspetta. May I help you? Sono qui per saccheggiare la divora del governatore. And do you have reservations, sir? Prenotazione per un saccheggio? Ma certo che è una prenotazione. And what name would they be under? Sotto la S di Shinetop. Allora, o diciamo che siamo il primo della lista e vediamo che succede. Nulla, che per il momento abbiamo liberato il... Il prigioniero ci ha fatto vedere una cutscene che, diciamo, fa vedere LeChuck che ha imprigionato a Helen. Basta, tutto qua. Ti sei persa nulla, caro. Io adesso sto parlando con questo tizio per chiedere di passare e lui mi sta dicendo che c'è bisogno della prenotazione per passare. Ah, giusto, hai ragione. E Shintop era in realtà LeChuck. Fester maledetto. Ma che ci avete tutti contro i pelati oggi? Fatemi capire. Oggi pomeriggio pure Ale teneva qualcosa contro i pelati, non ho capito. Vabbè. E io direi di andare per... Non per la pelata, ah, ok.
Ah, I think it's that first one there on top of the list. Nice try, but we're booked solid for the next 5 hours. Ottimo. I might be able to squeeze you in around the 2 o'clock hour. Would that be... E stasera c'è l'ora legale, sa com'è? Sì, grazie, sarebbe ottimo. Super. I'll put you down for 1 to loot the governor's mansion at 2:30. Va bene. Allora, vediamo nel mentre qua dentro che cosa c'è. Hey, where'd you go? Noi ancora dobbiamo aprire questa, Way across the island to try and get you a reservation with the Swordmaster, who, by the way, says you can go jump in the lake. And when I come back, whew, you're gone. See if I ever do you a favor again. Me ne vado mentre lui parla. I pelati non mi ispirano fiducia. Nani. Vede al maestro di spada e reclutala. Proviamoci. Ma io so che partirò da solo. Già lo so proprio. Ah, no. Purtroppo so chi posso ingaggiare. Me lo posso immaginare. Did you know the governor's been kidnapped? Well, yes, we knew about that. Perché ve ne state qui in giro invece di fare qualcosa a proposito? Sto seguendo questi materiali rapitori di figure autoritarie. Siete con me? Posso offrirvi una vacanza da sogno su Monkey Island? You in a dream vacation to Monkey Island? Because of this sudden change in local government, I'm prepared to offer you a once-in-a-lifetime price on a cruise to that scenic wonderland, Monkey Island. And the amazing thing about this offer is the price. Absolutely free. All you have to do is help me crew the ship, and Island Paradise can be yours. Free! And we might just rescue the governor while we're at it. Well... The governor could probably take care of herself. And we are sort of busy here. Yeah. Ah, no, quindi non li posso ingaggiare. We've got to find the elephant. Find the rat. Yeah. And get rid of these minutes. I'm sorry. We simply can't go at this time. Al momento, dobbiamo ritrovare un elefante. Non mi chiedete come lo trovo adesso un elefante qua dentro. Il topolino, che ancora devo capire come potrei mai attirarlo, va bene. E le carte, che quelle sono facilmente distruggibili. Vediamo se Madame c'è. Non penso però. Hey! I'm back and I'm ready to know more about the future. Yikes! So you have returned to learn future. Yes, I must go after the governor. I see you with some others willing to help in your cause. I really hate that flashing. It makes me see spots. Quiet. I am getting another vision. Psichedelico. Must what? You must go to Monkey Island. Vabbè, questo lo sapevamo. You will search for the ghost pirate. Anche questo lo sapevamo. He hides deep beneath Monkey Island. There is only one thing powerful. C'è solo una cosa abbastanza potente, addirittura. Che cosa? Una radice antica. Ecco che cosa stava dicendo. Yeah. I'm getting more vision. Spill it. Infatti. I see the cannibals that live on the island. They are helping you or eating you. Loro ti stanno aiutando o ti stanno. Great. Now go
and find the one that loves you. But be warned. Don't worry, I'll watch out for LeChuck. Not of LeChuck, of yourself. A te stesso è ciò che scoprirai. Addirittura, signora maga. It will terrify you. Quanto psichedelico. Va bene, e quindi adesso sappiamo la radice di che stava parlando. Carol. Sì, proprio sbaciucchiare, guarda, è proprio quello che vuole fare Guybrush. Esattamente quello. Allora, io devo andare. No, ma perché sono tornato qua? Perché sono un scemo. Da quanto non salvi? Da abbastanza. Grazie. Allora, andiamo a vedere la barca arrivata a questo punto. Che già so che sarà un martirio parlare con il venditore di... Vediamo un poco se adesso ha aperto l'emporio. Howdy! I'm Stan of Stan's previously owned vessels, and I'd stand on my head to make you a deal. What sort of craft are you looking for? Big? Fast? Slow? You want it? I got it. And if I don't got it, I'll get it. I want to make you a deal that you're happy with. Because if you're not happy, I'm not happy. But I know you're gonna leave here happy today. How do I know? Just look at all these ships. Il problema è che io conosco veramente persone che parlano così sbracciando. So tell me, what are you interested in looking at today? Non lo so. Il problema è che non l'ho seguito. Mi fa troppo ridere a me, Stan. Oh mamma. Allora, quella bellissima blu accanto al tuo ufficio sembra bella. Of course it does. It's mine. Ecco. And it's not for sale. Ok. What else can I show you? Something not too expensive, but built to last. Affordable quality. Hey, that's my motto. I've got just the boat for you. Walk this way. Vediamo cosa ci offrirà Stan. Now I ecco. Can see you're a no la, frills una catapecchia. Guy, but I can also tell that quality means a lot to you. I mean, just look at the way you dress. Rugged, like this baby. She comes from a land. Immagina lui al centro di una rotonda che fa così. Wouldn't happen to be from there, would you? You just seem to have a sort of Nordic quality about you. Anyway, we're talking about a real value here. Let's talk about money. Your money. Perché questa è scritta in inglese? Ok, allora. Quanto c'ho io in realtà? Veramente c'ho 173 pezzi da 8? Così tanti? Mi ricordavo di averne di meno. Gli diciamo che il denaro non è un problema. Money is no object. Well, it is with me. How much ecco, you got? Vabbè, ci ho provato. I have 371 pieces of 8.
I'm glad this ship doesn't have ears, my friend. Because if she did, she'd slap your face. I doubt you're carrying enough cash on you for this transaction. You wouldn't happen to have any other means of finance, would you? On second thought, cambiamo nave. Vediamo che cosa mi dà. I can understand that. Nothing wrong with being indecisive, even if it is a waste of my time. So, what else can I show you? Allora. I don't really have that much to spend. Okay. Have no fear. Every ship I sell is a bargain. But if you're looking for a real steal, I've got just the boat for you. Fammi vedere quale. This here is the famous Sea Monkey, the only ship ever to make it to Monkey Island and come back with anyone aboard left alive. Or should I say, anything. You see, the previous owners of this ship were two adventurous pirates. They set off, like me before, to find the legendary secret of Monkey Island. Non me l'ha chiesto, Ani, hai ragione, il fatto che mi manda il cuoco. Non c'era. Mystery. Almost as mysterious as how this ship returned to Melee Island without a single human aboard. Some claim it was sailed back by a crew of chimps. Chimps? There aren't any chimps in the Caribbean. Oh, shut up. It makes a good story. Anyway, me lo ricordo questo fatto che la nave era comandata dalle scimmie. Let's talk about money. Ma non me la posso permettere comunque. Vediamo, proviamo a chiederla a credito. Actually, I was hoping to get one on credit. Sorry, kid. Neither a borrower nor a lender be. That's just old Stan's philosophy. If you've got a job, the storekeeper in town might extend you some. Se tu avessi un lavoro, il negoziante in città, a quel punto avremo qualcosa di cui parlare. Il cuoco. Ok. E allora aspetta, dobbiamo fare così. Ok, but I tell you, I got a feeling you're gonna leave here today with a new previously owned vessel. So, what else can I show you? Ok. Vedi, non me lo dice. Actually, I'd like to go think about it some more. Sure, think it over. I don't want you to feel pressured or anything. Bye now. Facciamo una cosa, usciamo, rientriamo e vediamo di parlare con lui dicendo. I forgot to give you my card. And here's something else to remember me by. A compass? An extra strong magnetic compass. With your picture on it. That's right. It always points directly back here. So if you're looking for a good deal, un gruppo di tentacoli, un kraken. Right, liberate il kraken. In realtà è Sten. I can't guarantee that any of these ships will. Right. They're moving fast today. Yes, sirree. Can't hardly keep anything in stock. He'll be back. Ma è andato in live, Dani? Ah. Ed è anche mezzanotte. Allora, facciamo una cosa. Tanto sappiamo che dobbiamo perdere, tra virgolette, tempo qua. Ed è anche crashato. Ma come è crashato? Regalate una fibra a quell'uomo. Una però, una sola. Una fibra. Una sola fibra. Ok, è tornato. Allora facciamo una cosa, salviamo. Usciamo e lo andiamo a trovare, dai. Così, intanto comunque abbiamo fatto le nostre 2 ore di live.
questo me lo vedo io, perché sento male, come se tenessi l'audio spaziale attivo, perché mentre Stan stava in fondo a tutto, io lo sentivo lontanissimo. C'è qualcosa che secondo me sono le cuffie che fanno, ho abilitato io qualcosa. Allora, noi andiamo da Dani e invece ci vediamo domani, non so cosa porterò, vediamo. Pensavo di fare di vedere un film, onestamente, però non so ancora quale, perché, come, quando. Io semplicemente vi posso dire seguite sui social, perché così vedete quando vado live, ma non c'è niente, va bene. Quindi vi posso dare solo questo per il momento, perché non ho fatto il comando social. Sono un grande. Grazie per essere stati con me, grazie di tutto. Noi ci vediamo domani e diciamo a Dani ti regaliamo una fibra, una però, una sola. Alla prossima ragazzi, buona serata e a tra poco da Dani. Ciao!